Buongiorno, da oggi per qualche settimana abbiamo deciso di fare un viaggio in alcune città europee per vedere, capire come stanno affrontando il problema della mobilità e a che punto sono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Siamo partiti da Londra con una mini elettrica dove il sindaco Boris Johnson ha già annunciato tra l'altro che proprio per le imminenti Olimpiadi tutti gli spostamenti verranno fatti ed effettuati con veicoli elettrici. Vediamo. Poco più di un anno fa il sindaco di Londra Boris Johnson lanciò l'iniziativa di un vero e proprio network di punti di ricarica per veicoli elettrici che avrebbe permesso di alimentare qualsiasi auto illimitatamente attraverso una carta e un abbonamento di 100 sterline l'anno e con una serie di vantaggi come l'esenzione dal pagamento della congestion charge, potendo circolare ovunque. A regime il network dovrà contare almeno 1300 colonnine entro il 2013. Oggi, andando a verificare, si trovano sì ma non troppe. In ogni caso la diffusione è partita e Mark Rowlands, ingegnere del progetto di elettrificazione della Mini, ci racconta che anche la mentalità della gente sta cambiando. Prima, dice, quando abbiamo scelto un campione di automobilisti usavano la mini elettrica solo durante il fine settimana, poi prendendo confidenza hanno cominciato ad adoperarla per andare a lavoro tutti i giorni, mentre nel weekend partono con l'auto tradizionale. Un buon segnale. In effetti dopo 4 ore passate nel traffico londinese ci sono ancora 60 miglia d'autonomia. Si impara anche a guidare diversamente. La mini in decelerazione, lasciando il pedale dell'acceleratore, frena senza schiacciare l'omonimo pedale e recupera l'energia che va a ricaricare la batteria. Il peso si fa un po' sentire, ma va da sé che in città non si corre. I posti sono solo due, ma la guida è fluida e silenziosa. Questa mini è la numero 610, al momento ne sono state prodotte 620. A calcoli fatti per percorrere 100 km, pari a 62 miglia, si spendono 3 euro, meno 46% rispetto alla Mini Cooper D. Basteranno le auto elettriche a risolvere il problema del traffico londinese? Certamente no, ma sicuramente aiuteranno a inquinare un po' meno, almeno nel luogo dove circolano. Londra, nonostante la congestion charge che costa circa 50 euro a veicolo al giorno, è trafficatissima. E dunque incoraggiare la diffusione di veicoli elettrici aiuterà il cambiamento verso città più pulite. La mini elettrica è stata messa alla prova tra le strade della Londra più chic, fino al villaggio olimpico percorrendo la piovigginosa e fredda City, anche le soglie dell'estate. Qui siamo a ridosso del villaggio olimpico che si è candidato ad essere il più ecosostenibile della storia. All'interno infatti vi sono 120 punti di ricarica. Per gli spostamenti 200 veicoli elettrici verranno forniti con 40 mini e 160 BMW Active. Finite le Olimpiadi, le stazioni di ricarica diventeranno pubbliche ed entreranno a far parte appunto della rete Source London. La soluzione innovativa di ricarica attivata a Londra consentirà una preziosa opportunità per verificare la possibilità di utilizzo delle auto elettriche su vasta scala. Ed ora andiamo ad Amsterdam, che è la città che fin dall'inizio forse ha creduto di più nell'auto elettrica, tanto che sono numerosissimi i taxi alimentati alla presa di corrente. Muoversi così è anche per la popolazione del luogo un vero e proprio stile di vita. Per noi c'era Alfredo Cardone. Ci sono luoghi dove si realizza meglio ciò che altrove si riesce solo a raccontare. Amsterdam è uno di questi, perché qui la mobilità elettrica è molto più che una speranza ecosostenibile. Lo ha intuito il governo olandese, che incentiva le società all'acquisto di flotte elettriche, erogando un contributo di 6.000 euro per le auto, ma anche esentandole dal pagamento dell'aliquota fiscale maggiorata applicata a tutte le altre auto. Lo hanno capito i cittadini, come questa signora che utilizza in car sharing una delle 300 smart elettriche del progetto Car2Go, un servizio condiviso già da 7.000 persone. Ritiri l'auto quando vuoi e la parcheggi dove vuoi. E lo abbiamo compreso anche noi, quando realizziamo che non siamo gli unici a guidare un'auto elettrica ad Amsterdam. Saranno 10.000 entro il 2013, o a dover ricaricarla per un pieno di energia. D'altronde l'ultimo dei problemi qui ad Amsterdam è trovare una colonnina adibita per la ricarica. Ne sono state installate in tutta la città oltre 1200. In poco più di 2 ore si ottiene un'autonomia di 50 km, sufficiente ad attraversare in lungo e in largo i canali del centro città, senza però viaggiare con l'ansia di ritrovarsi appiedati.
La Smart elettrica si disimpegna alla grande per le strade di Amsterdam, tuttavia la silenziosità del motore può a volte rappresentare un serio pericolo per i pedoni e soprattutto per le migliaia di biciclette in transito. D'altronde i ciclisti sono molto più numerosi degli automobilisti, hanno le loro corsie da percorrere indisturbati in un traffico urbano che contempla ogni mezzo. Perché qui la mobilità ecosostenibile è uno stile di vita. It's all right.